Nel Vangelo di oggi, secondo Giovanni, capitolo 14, dal versetto 1 e seguenti, ci riporta all'intimità del cenacolo dove Gesù parla agli apostoli. Dice loro che andrà a preparare un posto, che lui è la via, la verità, la vita, ma essi non riescono a comprendere. Gesù promette loro lo Spirito Santo. La definizione più bella che Gesù dà di se stesso la troviamo nelle parole «Io sono la via, la verità, la vita». Cosa significano queste parole per noi? «Io sono la via» non è una strada, ma una persona da seguire. In alcuni momenti della nostra vita tante sono le strade che si aprono davanti a noi. Quale scegliere? Per dove incamminarci? La via è Gesù. Quando ci troviamo in ricerca, quando siamo attanagliati dall'inquietudine, nelle parole di Gesù possiamo trovare la luce che illumina il cammino. Quando abbiamo smarrito la via o non troviamo una via di uscita, guardiamo a Cristo, ascoltiamolo e troveremo la soluzione. Io sono la verità. Gesù vuole dirci che non è un'idea, ma una persona da frequentare. È stato detto che ogni uomo ha la sua verità, ma perché allora siamo sempre insoddisfatti? Il fatto è che tutti desideriamo ardentemente di avere la verità dalla parte nostra, ma pochi desiderano di essere dalla parte della verità. Io sono la vita. Gesù vuole dirci che la vita non è un dato biologico, ma un amore da amare. Chi di noi non è affamato di vita? Chi di noi non cerca la felicità? Se non viviamo in pienezza, se non siamo felici, è perché stiamo cercando la vita e la felicità nei posti sbagliati. È solo con Dio che possiamo avere la vita vera. Dio è per noi, non contro di noi, non è un nemico, ma un amico. Egli non viene per togliere, ma per dare. Se il Vangelo non entra nella nostra vita, noi siamo non vivi. Il mistero dell'uomo si capisce solo con il mistero di Dio. La cosa più grande e più seria che Dio ci propone è la sua stessa vita, la vita eterna. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.